Benvenuti su News per te. In un vortice di emozioni e preoccupazioni, il mondo del Grande Fratello è stato scosso da un brutto malore che ha colto Giuseppe Garibaldi, l'amato bidello calabrese. Un imprevisto malore ha colto tutti di sorpresa, trasformando la casa di Cinecittà in un vero e proprio pronto soccorso. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. L'episodio ha visto coinvolti i coinquilini in un gesto di immediata solidarietà, che hanno subito chiamato i soccorsi per Garibaldi, che ora si trova in ospedale. Ancora incerto è lo stato di salute del trentenne, che ha legato profondamente con i fan attraverso le sue vicissitudini amorose e la genuinità del suo carattere. La vicinanza a Anita Olivieri, vista come un legame quasi fraterno, ha aggiunto ulteriori strati alla sua storia all'interno della casa più osservata d'Italia. I fan, intanto, si stringono attorno a lui virtualmente, dimostrando un affetto che va oltre il semplice sostegno televisivo. Con un comunicato atteso con ansia, si spera di apprendere buone notizie sulle condizioni di Giuseppe, mentre si moltiplicano le speculazioni e l'affetto nei suoi confronti. La sua pagina Instagram ufficiale è diventata il faro per chi cerca conferme, promettendo aggiornamenti e tranquillità, nonostante l'atmosfera di tensione che ha avvolto gli ultimi eventi. Se volete fargli i vostri migliori auguri di pronta guarigione, fatelo nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.